culturali, addirittura emergevano dall'evidenza realtà, ricchezze non ancora esplorate sul territorio. E allora bisogna andare un po' indietro e fare un po' di storia. Quando ho detto che c'è l'esigenza di raccordarsi a profili paradigmatici alti, mi facevo anche riferimento a dati normativi di ordine internazionale che questa materia hanno trattato. Per esempio a livello comunitario il patto di coesione sociale che disciplina l'organizzazione dei territori in tutta l'Europa già impone ad esempio che si cominci a mettere da parte la diversità della densità demografica come dato scriminante di un territorio rispetto all'altro. E addirittura suggerisce l'idea sul piano metodologico di cominciare un percorso di analisi del territorio stesso per verificare quali sono sul territorio degli elementi, dei dati, delle risorse che in una condizione diciamo di mondo isolate, mi faccio sempre il problema di un singolo museo sul territorio svincolato e disancorato da una organizzazione museale più complessiva. E quindi già questi dati paradigmatici, addirittura inalveati sul terreno normativo, sono delle tracce ineludibili per poter percorrere un discorso di conoscenza della città metropolitana attraverso la sua storia. Altri elementi di carattere normativo di ordine internazionale, lo schema di sviluppo dello spazio europeo, una normativa di ordine internazionale che addirittura segnala come le regioni, le regionalizzazioni, il dato è meramente geografico e non geopolitico, le varie regioni devono preoccuparsi di raccordarsi dal punto di vista della prospettiva delle città metropolitane con questo orientamento di carattere generale verso obiettivi di globalizzazione. Corre ormai una formuletta abbastanza nota: Think Global, Act Local, la globalizzazione. E le città metropolitane devono vivere questo respiro. Cioè, non possiamo limitarci a ritenere che la città metropolitana sia tale solo perché un decreto, al termine di un procedimento complesso, articolato, eccetera, ne abbia dato un momento di riconoscibilità meramente formale o tecnica istituzionale, anche a livelli costituzionali. Bisogna andare fino in fondo. Quando questo discorso di carattere più generale, che ha interessato sia la programmazione economica, sia la pianificazione urbanistica, si è incrociata con il diritto, allora ci si è accorti che il diritto è arrivato con molto ritardo sul territorio. Ed è arrivato con molto ritardo perché vi era stata una resistenza centralizzante, prima dello Stato, poi delle regioni stesse. Abbiamo vissuto e continuiamo a vivere un momento di panregionalismo che proprio nell'ultimo tentativo della legge sulla soppressione degli enti locali riconduce ancora a una sorta di monarchia regionalistica le opportunità di ricondurre diciamo ad integrum una ricomposizione istituzionale complessiva per ridistribuirla poi attraverso non chiare dimensioni di carattere provinciale che sono diciamo la parodia delle ex province, se non addirittura riecheggiano le province degli stati della regione sottospeciale o quelle che in Inghilterra chiamano gli special district, cioè dei territori meramente organizzativi sul territorio, per nulla soddisfacente dal punto di vista del risparmio, perché se ne dica, ma tutto sommato per ricondurre sotto un'area protezionistica regionalistica realtà che invece esprimevano ed esprimono sul territorio quantomeno, ed è il dato più interessante, un livello di rappresentanza democratica assolutamente ineludibile e che non può essere trascurato. E allora, al di là di queste grandi problematiche, si pose il problema del diritto di come affrontare questa capacità riorganizzativa con metodologie nuove. Nel convincimento che città metropolitana, in buona sostanza, rappresenta livelli di eccellenza che un'organizzazione internazionale e poi statuale si preoccupa di inserire nel quadro
europeo, nel quadro nazionale, come livelli meritevoli di particolari destinazioni finanziarie perché si sviluppino sul territorio in una condizione di più complessiva lettura, la governance anche di carattere nazionale, fossero capaci di produrre realtà di ricchezza più vaste per misurarsi in un processo di grande trasformazione che sicuramente il mondo da lì in avanti avrebbe registrato. Non a caso i primi incontri di carattere, diciamo, di città metropolitana sono stati a livello internazionale. Pensate che i più grandi incontri su questo territorio in Europa sono quelli tra le città di Vienna e Bratislava, tra Malmo e Copenaghen, per passare poi a quelle nazionali ad un certo respiro, rispetto alle quali ci rendiamo conto che quella di Reggio Calabria è una città che invece ancora insegue i dati di conoscenza per verificare la sua promozione a città metropolitana. Siamo in presenza di una città che sicuramente ha lanciato un'idea di affetto città ancora prima che una città metropolitana. Non vogliamo nasconderci del dito, vi è stata una grande operazione di marketing istituzionale che intanto era ed è positivamente leggibile, interpretabile se sarà accompagnata e ancora deve essere accompagnata da un processo di arricchimento da tutti i punti di vista, non ultimo quello della sostenibilità di carattere ambientale, di carattere tecnico-amministrativo, di carattere delle risorse, di carattere culturale. E dicevo del diritto che ha arrancato e soltanto nel 1990 è arrivato a formulare un primo disegno normativo che però non prevede neanche la possibilità della perimetrazione, individua soltanto l'area metropolitana riecheggiando concetti maturatesi altrove in altri territori. E allora il discorso di dare equilibrio sul piano del riparto amministrativo Stato, Regione, Comune, Province, Città Metropolitane si dimostrò estremamente difficile, se è vero che dal 1990 al 22 dicembre 2011, manovra Monti, la seconda manovra Monti, vi è stata un'ipertrofia legislativa. Ho contato 16 leggi, di cui due di carattere costituzionale, due con la superbia di prospettarsi come testi unici del riordino del codice delle autonomie locali e altre più diffusamente portate a trovare equilibrio tra le varie norme che si succedevano nel tempo. Il tutto creando una degenerazione addirittura in ordine agli ambiti delle funzioni, dei compiti che la città metropolitana doveva avere. Ambiti enormi, ambiti vastissimi, che vanno molto al di là degli ambiti della provincia, perché addirittura si inventano ambiti non previsti un po' nelle funzioni della provincia. Quindi abbiamo discorsi di una programmazione economica vasta, discorsi di una pianificazione territoriale vastissima, discorsi di normative internazionali, discorsi anche di una normativa nazionale inchiodante, mi riferisco ai progetti di Coter del Ministero dello Sviluppo e per le Infrastrutture, che prevedono le figure delle cosiddette piattaforme di carattere nazionale, intendendosi per piattaforma una condizione spaziale entro la quale, per la quale fare riferimento a investimenti di carattere particolare perché possono essere trainanti a loro volta di produzione di risorse di maggiore creatività. E per la Calabria sono state previste alcune piattaforme di carattere di livello nazionale, la piattaforma logistica di Gioia Tauro, ma anche una piattaforma per la città di Reggio Calabria e per il suo hinterland, soprattutto privilegiando quello della linea tirrenica come capacità di fronteggiare lo sviluppo in parallelo, lo sviluppo cosiddetto plurilineare tra Reggio e Messina. Non a caso già la città di Messina nel 1995 aveva riconosciuto
dalla regione a statuto speciale Sicilia la sua dimensione di città, di area metropolitana, con una motivazione ben chiara per la sua capacità, cioè di proiettarsi verso lo stretto in una previsione che andava molto al di là dell'antico concetto di conurbazione, professore Gambi in primis, 1965, per pensare ad un'area metropolitana che fosse capace, fin da allora se ne è parlato, di proporsi come ponte di collegamento tra uno sviluppo di carattere economico-industriale che partiva dal centro dell'Europa e attraverso una cultura di raccordo, anche con l'inserimento di dati culturali di un certo rilievo, l'umanesimo, rilanciarli nell'area del Mediterraneo. Quindi città ponte, ponte ideale, ponte di carattere diciamo culturale, tra lo sviluppo europeo e il Mediterraneo. Questa condizione di diversità tra Reggio e Messina non ha mancato di generare problematiche di una notevole complessità dal punto di vista costituzionale, che io non cito in questa sede, meriterebbero altro approfondimento. Comunque vi dico che la Regione siciliana si è riservata una legislazione esclusiva in materia di enti locali, per cui non può, se non attraverso una norma costituzionale, crearsi una prospettiva di fusione largamente intesa tra l'area metropolitana di Messina e l'area metropolitana di Reggio Calabria. Ma è pur vero, e cito il pensiero del professore Nino Spadaro, secondo cui sarebbe una realtà monca l'idea di una città metropolitana meramente peninsulare, Reggio Calabria. Non avrebbe davvero senso. Non avrebbe senso perché non si misura con i dati parametrali delle altre città, non ultimo quello di carattere demografico, anche se si raggiungono i 400-500 mila abitanti. Non si misura se non sul piano della razionalizzazione dei servizi, trasporti, economia, distribuzione attraverso il territorio, capacità impositiva diffusa, eccetera. Non si misura con nessun'altra realtà, per cui, allungando lo sguardo in una visione di carattere profetico, lungimirante, apro una parentesi, ho qui con me un documento di una rarità unica, la prima proposta di legge per l'Università di Reggio Calabria, 1960, onorevole Giuseppe Reale, parlava l'Università di Reggio Calabria, caro Franco, come università mediterranea, capace di proiettare il suo sguardo e la sua cultura nell'area del Mediterraneo. Ma devo dire anche che questo discorso ha avuto anche un ulteriore momento di previgenza in uno studio della Fondazione Agnelli del 1982, di una bella intervista di Italo Falcomatà, che parlava di una metropolizzazione di carattere trasportistico sul territorio, di grandi collegamenti per rompere gli isolamenti che c'erano ancora oggi tra province e centro, cioè centro e Messina. E poi, per la verità, anche dal punto di vista meramente diciamo documentale, devo ricordare che in Consiglio regionale nel 2005 vi sono state due proposte di legge, benvenuto Sindaco, due proposte di legge, una dell'onorevole del consigliere regionale Demetrio Naccari Carlizzi e una della deputata regionale Liliana Frascà, che prevedevano anch'esse la possibilità di realizzare città metropolitane sul territorio in una visione, per la verità, un po' diciamo riduttiva, perché prevedevano soltanto quello che abbiamo chiamato una redistribuzione dei servizi, una riorganizzazione, una razionalizzazione sul territorio, che è cosa ben diversa, abbiamo detto, la città metropolitana, che invita ad allungare lo sguardo per investire una presa di coscienza in ordine a una trasformazione di mentalità, di cultura. Ha fatto cenno Enzo Amadeo al territorio, all'urbis. Ecco. E allora qui la grande prospettiva di carattere un po' utopistico è che l'urbis si faccia assorbire dalla civitas, e mi avete capito fino in fondo. E allora questa prospettiva della mera organizzazione, pur riconoscendo alla città metropolitana
risorse proprie, patrimonio proprio, capacità erogatoria, anche in aggiunta a quella delegata dello Stato, è ancora il primo passo, meramente organizzativo, ma non è questa la città metropolitana. Dicevo del rischio dell'eccesso di slargamento, soprattutto quando vi è una simmetria, un disallineamento di carattere normativo, di carattere generale, regionale, localistico, eccetera. Però non si può fare a meno di richiamare questi parametri. In un recente studio, un reggino illustre che oggi vive a Roma, Mauro Fotia, professore di sociologia politica, grande cultore di problematiche del Mezzogiorno d'Italia, si poneva addirittura il problema che questa città metropolitana non potesse vivere se non in un respiro interregionale. Guardando da qui in avanti, tra 20 e 30 anni, quando le regionalizzazioni investiranno aree vaste, al di là dell'area vasta, che oggi è il dato di carattere, diciamo, antropologico, di realtà troppo antropizzate e che hanno mortificato spesso anche i patrimoni di carattere paesaggistico sul territorio, si prevedeva la possibilità che soltanto il collegamento tra regioni dell'area meridionale può fronteggiare, non in posizione antagonistica o di sfida, ma l'avanzata di culture dominanti in un processo di globalizzazione che vede più forti quelle che hanno il dominio, le leve di carattere finanziario sul territorio. È una globalizzazione malfatta su questo punto, in una realtà complessiva che è estremamente esigente. I segni dei tempi attuali sono veramente eccessivamente esigenti e probabilmente anche scriminanti o esclusive nei confronti di certi territori, l'esigenza di un riaggruppamento dei territori entro le quali c'è anche una possibilità di legittimazione delle città metropolitane, mi sembra un discorso da farsi. Se guardato poi questo problema in una prospettiva di carattere internazionale che individua con un focus privilegiato quest'area territoriale europea come la più interessante per bloccare il fallimento dell'Unione per il Mediterraneo del 2008 di Sarkozy, che si risolse in una sorta di accordo a due per potenziare soltanto forze proprie, allora ci si avvede, come l'Italia proprio può puntare su questo estremo territorio del sud che, da dato geograficamente periferico, assumerà un ruolo di centralità in un discorso di collegamento con lo sviluppo delle economie dell'area mediterranea e anche dell'interesse che i paesi dell'estremo oriente, India e Cina, stanno riversando proprio nell'area del Maghreb per prospettive di sviluppo territoriale, per cui sarebbe veramente insensato che questo territorio non si preoccupasse anche di questo discorso. Non c'entra nulla con Val di Gallico, non è vero. Non c'è impegno di carattere globale mondiale che oggi non racchiude, non preveda anche il respiro più piccolo delle periferie. Dicevo, think global, age local. Pensiamo globalmente, ma agiamo territorialmente. Quale potrà essere il ruolo di queste città metropolitane? Anzitutto capacità di individuare momenti di connessione e di prossimità con le aree circostanti per realizzare forze attrattive di risorse proponendosi con il proprio patrimonio. E qual è il patrimonio che questa realtà del sud di Reggio Calabria può darci? Ve lo diranno quelle che verranno dopo di me, non voglio entrare io nell'ambiente, però voglio dirvi che in una di quelle piattaforme di carattere generale che è stata prevista come proiezione del piano Dicoter del Ministero per lo Sviluppo e le Infrastrutture, proprio l'area territoriale più prossima alla nostra considerazione di oggi, quella di Gallico, è guardata come capace di produrre dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista della conservazione di strutture rurali, di civiltà rurale del territorio, dei momenti di recupero molto elevati che vanno al di là purtroppo delle tendenze che purtroppo
nel tempo i vari piani regolatori hanno realizzato fino ad oggi, e cioè quello di sviluppo meramente costiero, che aveva trascurato completamente la conoscenza e la, diciamo, la migliore utilizzazione degli elementi centrali. Addirittura gli assi viari che erano stati previsti erano soltanto di attraversamento di questo territorio per raggiungere zone più alte, fruibili dal punto di vista turistico, come riferisco evidentemente a Gambaria. E allora la trasversalità, il dato della trasversalità, il dato della antipeninsularità, lo studio di Zipalo ce l'avete presente tutti, i dati di carattere che esprimono capacità di penetrazione dentro il territorio saranno capaci di riformulare per questo territorio un disegno nuovo dentro il quale proprio l'area di Val di Gallico, con i suoi terrazzamenti, ahimè eccessivamente antropizzati, a discapito magari del patrimonio di carattere paesaggistico o di carattere anche culturale per quel che ha rappresentato nel territorio questo territorio e questa realtà, possono rappresentare momenti di creatività, momenti di attrattività di nuove risorse e di interesse anche a livello nazionale. È stata negli anni passati, forse sicuramente nel secolo scorso, un interesse per una conservazione di una biblioteca degli studi dei basiliani nel territorio di Fiumara di Muro, se ne è disperso. Ho letto che nei comuni di Laganadi, Santo Stefano, Sant'Alessio, sono sorti dei laboratori di approfondimento, seguito con molto interesse. Certamente questo raggruppamento che gli amici sindaci del territorio hanno realizzato rappresenta un coagulo molto forte per una stimolazione, per un'attenzione da parte delle città, soprattutto perché la città, che pur difende la sua storicità, si renda conto, ed in questo le leggi di previsione, soprattutto quelle sul federalismo fiscale, conservano una condizione di titolarità alle comunità periferiche, municipalità si chiameranno così, o comuni, che saranno, diciamo, i punti in cui viene disseminato e riespanso il patrimonio culturale che dal momento localistico diventerà un momento di natura metropolitana. E allora, senza iattanze, senza sminuire il ruolo del locale, bisogna puntare all'obiettivo di far coniugare queste linee paradigmatiche di ordine generale, ineludibili, anche il rilievo internazionale, con il locale. Il locale che, ripeto, che non sia un localismo che si compiaccia ad un profilo meramente identitario, ma in quanto in nuce contiene realtà di valori universali. Lasciatemi ricordare che su questo territorio l'impegno, fin dal suo apparire, della città di Reggio Calabria è stato apprezzato per i grandi disegni di carattere culturale sul terreno religioso, sul terreno amministrativo, sul terreno anche della legislazione. Come non ricordare che qui è stato conservato il più importante documento della Chiesa romana, l'Evangelium, realizzato a Reggio Calabria, o l'opera degli Scrippitoria, che hanno trattato accanto a Cassiodoro la conservazione, ai quali è dovuta la conservazione dei grandi scritti della Chiesa romana, e San Paolo, e l'organizzazione di recente di un concilio tra tutte le chiese sul territorio. Voglio dire che, dicevo un mio professore di latino, religio est relatio, la religione è alla base di una correlazione di vite, di grandi processi di civiltà. E perché non pensare a creare sul territorio istituti di alta formazione che abbiano per obiettivo, ad esempio, il rilancio, da una parte, in una condizione di interdisciplinarietà, di know-how da replicare sul territorio africano, ma dall'altra recuperare le grandi linee di una cultura euro-mediterranea, la cultura dell'umanesimo, di cui è carente sicuramente un progetto culturale europeo che vive soltanto di un respiro meramente economicistico. Ecco, discorsi che portano lontano. Con i piedi a terra, come mi sollecitava Enzo Amadeo, torniamo alla nostra Valle del Gallico. Abbiamo per obiettivo l'area vasta, culturale, oltre che geografico-spaziale. Mettiamo i puntini sugli i,
per quanto riguarda gli obiettivi da realizzarsi nel contingente.